Ciao, Emanuele Baldi, Lenovo Italia. Ciao Emanuele, di che cosa ti occupi in Lenovo Italia? Sono un amministratore delegato. Sei il capo, quindi? Diciamo di sì. Che giorno è oggi? La domanda più difficile. Primo, sbagliato. Dove ci troviamo? A Berlino, fiera, e? IFA. Raccontami che cosa avete presentato qui a IFA 2017. Tante cose, ma soprattutto abbiamo presentato la realtà virtuale. Spiegami un po' meglio questa cosa della realtà virtuale, ma soprattutto perché avete deciso di mettere un piedino anche lì. Abbiamo deciso di farlo perché il futuro di questo mercato sicuramente comprende la realtà virtuale. È un futuro molto vicino. Io credo che già nella campagna di Christmas vedremo grandissimi numeri su tutte queste tipologie di device. Vabbè, ma con Star Wars mi piace vincere facile. Sì, è vero. Ci saranno magari in futuro anche altri tipi di collaborazione con altri franchise oltre a Star Wars? È molto probabile, bisogna ricordarsi che realtà virtuale non è soltanto giocare. Realtà virtuale vuol dire anche utilizzare le applicazioni in modalità diversa, per esempio l'utilizzo di Explorer, che è l'altro prodotto che abbiamo annunciato. Dimmi, quali sono gli altri prodotti che avete presentato qui a IFA 2017? Mondo della telefonia, abbiamo annunciato i nuovi telefoni, i nuovi smartphone, che sono Moto X, quarta generazione, il nostro flagship, cioè il prodotto di bandiera, che è Moto Z2 Play, con, molto importante, dei nuovi mods. I mods sono delle funzionalità aggiuntive dal punto di vista hardware e quindi poi dell'utilizzo del cellulare che consentono allo smartphone di diventare una macchina fotografica analogica, di diventare qualsiasi altra cosa, eventualmente oggi non tutto, ma molte altre cose. Invito tutti ad andare sul nostro sito e darci un occhio. Qual è il prodotto che ti compreresti anche tu? Mi comprerei il nuovo Yoga 920 nella versione Vibes, che è quella che è stata disegnata da un italiano. Siamo quasi a metà di questo IFA. Che sensazione hai avuto di questa kermesse? È una kermesse importante dove c'è tantissima gente, è molto bella, ci sono molte innovazioni dal punto di vista del consumer, un qualcosa che spero rimanga, perché insomma di fiere di questo tipo in Europa ne sono rimaste veramente poche. IFA 2027, secondo te che cosa presenterà Lenovo tra 10 anni? Beh, noi siamo un'azienda che va dallo smartphone fino al cloud, possiamo innovare dappertutto e continueremo ad innovare. Mi aspetto che nel 2027 porteremo delle innovazioni continuative che seguono il trend che abbiamo sempre avuto e che continueremo ad avere. Grazie mille Emanuele per essere stato con noi e salutaci con un ciao! Ciao!